Ragazzi, prima di cominciare il video volevo ricordarvi che ieri alle 20 è uscito l'episodio numero 5 della nostra videocarriera, quindi se non l'avete ancora visto ve lo lascio qui sotto in descrizione. Adesso, buona visione! Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra videocarriera con il Fulham. Allora, avete visto nello scorso episodio uscito ieri, quindi oggi è lunedì e quindi buona settimana a tutti. Allora, per cominciare meglio questa settimana dobbiamo andare a affrontare subito il Derby County. Siamo in casa al Craven Cottage, vediamo le maglie, scegliere queste, vanno bene, tempo sereno ottimo. Gli sistemo la formazione e sentiamo tra poco per l'inizio del match. Allora, formazione pronta, giochiamo con Dragowski, Stafidis, Hutchinson, Moore, Bellerin, Dalmeida, Reid, Kacaniklic, Musa, Roberts e lì davanti Cifci. Si va a Craven Cottage per questa nuova partita. Eccoci qua, a Craven Cottage per Fulham Derby County. Partita di campionato, partita molto importante per il Fulham, che dopo la vittoria contro il Norwich in trasferta deve continuare a volare. Il Derby County è primo in classifica a 10 punti, noi siamo noni a 7 punti, ma possiamo riavvicinarci. Ma per riavvicinarci alle prime posizioni e al Derby County, dato che è prima, dobbiamo batterlo e stupire il nostro pubblico. Allora, le squadre sono già pronte per darsi battaglia in campo. Per noi è tutto pronto. Vi chiedo di lasciare immediatamente un bel pollice in su, perché possiamo andare a cominciare. In quanto Aleksandar Kacaniklic, il nostro esterno sinistro 23enne, si comincia. Buona partita a tutti. Dalmeida, bravissimo Dalmeida, il lancio davanti per Cifci, bella palla, la mette giù il mago turco. Cifci, Cifci in aria, viene spostato da Barker. Bryson dentro la palla per Bent, che poi sbaglia. Stafidis, chiudo tutto, sbaglia Morra, il tiro deviato da Reid, poi Dalmeida per Musa, Musa per Cifci, che lascia sfida la palla e corre, sfida il terzino avversario. Cifci deve saltarlo con una magia. Cifci, il tunnel su Christie, non arriva il fallo, incredibile. Occhio qua Bryson, prova a metterla dietro per Warnock, poi Bent blocca tutto il nostro difensore e poi ripartire il Fulham con Cifci, ma siamo troppo lunghi squadra. La palla per Roberts, uno contro uno, Roberts prova il numero col tacco per Bellerin per Dalmeida dentro per Cifci, la palla non gli arriva per la chiusura del difensore avversario. Kacaniklic che salta l'uomo, se ne va Kacaniklic, Aleksandar Kacaniklic trattenuto, e adesso finalmente arriva un fallo, dopo che ne meritavamo, cioè con squadra almeno il terzo fallo che ci fanno, ma non è stato fischiato neanche uno. Calcio di punizione, batte col sinistro Kacaniklic, prova a metterla sul secondo palo, Kacaniklic la mette proprio là, esce Grant e la fa sua. L'arbitro è un po' di parte sinceramente in questa prima mezz'ora di gara. La palla dentro, bravissimo Bellerin che salta, la prende Musa, occhio agli ospiti, il tiro bloccato dalla nostra difesa, riparte addirittura Morra, palla al piede, poi con l'esterno serve Cifci, può partire Cifci, il turco, Cifci, largo per Kacaniklic. Kacaniklic può andare fino in fondo. Kacaniklic aspetta dietro l'arrivo di Reid non riesce a concludere, l'errore qui dei giocatori del Fulham. La palla ancora per Ward fermato da Hutchinson, ottimo, questa Felis in avanti, Kacaniklic, Musa in avanti per Cifci, incredibile, Cifci per Musa ancora per Cifci per Roberts può andare a entrare, Roberts prova a rientrare, per poco non c'è il rigore, poi tirate! Kacaniklic! Al 41esimo! Kacaniklic! Aleksandar porta in vantaggio il Fulham e manda baci alla tribuna. Rivediamo, prova il tiro Cifci, non ci arriva, poi Kacaniklic la mette dentro per il vantaggio del Fulham. I padroni di casa passano il vantaggio quasi alla fine del primo tempo. Ecco qua Bent per Bryson e nel frattempo l'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. 1-0 per il Fulham, ottimo il vantaggio dei giocatori di Mr. Kundispa, ma possiamo fare ancora meglio, andiamo alla ripresa. Ricomincia la partita, siamo nel secondo tempo, la palla subito per Reid. Raga, io sto morendo dal caldo, scusate. La palla poi dentro, un secondo palo, gol annullato per fuorigioco al Derby County al 65esimo. Meno male, adesso andiamo a vedere la posizione irregolare. Mamma mia che brivido, proprio sull'incrocio. Doppio cambio, decido di cambiare. Entrano Elio Nussi e Odegaard per Musa e Kacaniklic. Kacaniklic festeggia già, non dovrebbe farlo perché mancano ancora 20 minuti. Azione del Derby County, attenzione Bryson
capisce tutto d'Almeida, però poi non ci arriva. Christie va larga, Russell dentro d'Almeida, che chiusura, poi Bent di fisico però lo sovrasta. Bent dietro per Christie, la palla fuori, Bryson, palla dentro per Russell, la chiusura di Hutchinson, calcio d'angolo, decisivo Hutchinson in questa occasione. Dentro per Odegaard, bravissimo, Odegaard ancora lui, illumina Odegaard, palla lunga per Elinossi, numero Elinossi, mamma mia, Elinossi, scusatemi, devo prenderci bene la pronuncia e non sbagliare, ma cosa ha fatto Odegaard appena entrato? Cambio per noi. Esce Cifci per McCormack. Attenzione qua, la palla in avanti. Deve andare a chiudere il nostro difensore. La palla dentro. Russell. Per poco. Non trova il pareggio. Proprio negli ultimi minuti. Elionussi. Palla per Reid. Reid dentro. Odegaard per Elionussi. Può andare lui. Il norvegese. Elionussi. Può andare fino in fondo. Elionussi. La mette dentro. McCormack. Cosa ha salvato Warnock? Incredibile salvataggio. Miracoloso. Potevamo chiuderla. McCormack a colpo sicuro. Ma cosa ha preso il difensore? Si congratula con lui il suo portiere. La palla per D'Almeida. E finisce qua, meno male. Finisce qua. Ancora vittoria per il Fulham, 1-0 Daniel Derby County. E ci avviciniamo sempre di più alle prime posizioni. Un applauso comunque anche agli ospiti che ci hanno creduto fino alla fine di provare a pareggiare questa partita. Ma noi in questa partita siamo stati molto più bravi di loro. Le contattiamo per informare che, nonostante le preoccupazioni dovute ai risultati della squadra, continuerà a recuperare il suo incarico, l'immediato futuro. Ma non ho fatto niente, cioè non è successo niente, ragazzi. Va bene, comunque. Si sono lamentati, però adesso si fanno i complimenti. Strano. Allora, siamo a settembre, come ben sapete. Dispa è l'uomo giusto per la panchina. Pablo Ruiz si parlerà degli incarichi per le nazionali, ma a noi non importano. Arriveranno sicuramente le offerte, però a noi poco importa. E adesso concentriamoci sulla partita di campionato, perché adesso andremo in trasferta contro il Blackpool. Allora, andiamo a giocare. Siamo in trasferta, le maglie vanno bene queste, ok? Tempo nuvoloso e continua a non piovere, dopo che nel primo episodio per una partita, se non sbaglio, pioveva. Provo a fare un piccolo cambio, siamo in trasferta, sì, c'è qualche cambiamento, non ci sarà la solita formazione, come modulo sì, ma come uomini. Allora, ho cambiato la formazione, giochiamo con Dragoschi, Stafiris, Hutchinson, Mammana, Bellerin, Gutier, Fofana, Elionussi, Musa, Odegaard e McCormack per questa partita. Tengo in panchina per una partita per farlo riposare un po'. Cifci non è per farlo riposare, però deve capire che non ha il posto assicurato, quindi deve impegnarsi per vincere. Allora, Blackpool Rovers Fulham, andiamo al match. Lasciate un bel pollice in su per questo magico Fulham e buona partita a tutti. Dallewood Park, Blackpool Rovers Fulham, partita di campionato. Si aspetta una grandissima partita, perché il Fulham vorrebbe mettere a segno la sua terza vittoria consecutiva in campionato, dopo la vittoria nello scorso episodio contro il Norwich, la vittoria di quest'oggi contro il Derby County. Adesso vuole vincere anche contro il Blackpool Rovers e farà di tutto per portarsi a casa tre punti importantissimi. In quanto qui l'arbitro è Gavin Monksfield, inglese naturalmente. E qua possiamo cominciare, mi sa che la palla è la nostra, vediamo, sì, e si comincia. Buona partita a tutti, forza Fulham. Poi la da dietro, prova lo scambio con Stafiris, infatti la palla ancora per Elionussi, che va al cross per McCormack, che prova a spaccare il mondo, ma non ce la fa. Bellerin ancora per Odegaard, che salta l'uomo stavolta, va al cross, dentro per McCormack, proprio lui, McCormack, il numero 44, porta in vantaggio il Fulham al 14° minuto. Il grandissimo assist di Odegaard, che salta l'uomo e poi la mette dentro col destro. E McCormack di testa non può sbagliare. Rivediamo la rete di McCormack per il vantaggio del Fulham. Occhio qua, la palla in avanti. Sparrowing ancora lui. Prova il cross, palla dentro. Per pochissimo non trova il pareggio. L'ha deviata Stafidis sul colpo di testa dell'attaccante del Blackpool Rovers. Quindi c'è calcio d'angolo adesso. Calcio d'angolo che verrà battuto dal numero 10. Vediamo, chiama lo schema il numero 10 del Blackpool, dei padroni di casa. Occhio qua, dobbiamo stare attenti e chiudere bene. Il cross è dentro, in mezzo all'area piccola, prende Dragoschi. Occhio a palla dentro, Dragoschi esce. Forse calcio di rigore? No, niente. L'arbitro non fischia, non sanziona nulla, per fortuna. Soltanto rimessa dal fondo.
era stato un po' spericolato Dragoschi. Vale per McCormack, che viene transato addirittura, arriverà sicuramente il giallo. Infatti è così, ammonito al minuto 42 Lee Williamson per questo brutto fallo su McCormack. Fofana chiude tutto e finisce qua. Finisce il primo tempo 1-0 per il Fulham. Si va all'intervallo, mister Condispa però sa che il Blackmoor sta giocando meglio, sta attaccando di più di noi, quindi dovremmo cercare di contenerli, magari con un piccolo cambio di modulo. Allora, passiamo ad un 4-4-1-1, alla fine è quasi il modulo di prima, però è molto più difensivo, con gli esterni che vengono a centrocampo. Nel frattempo è entrato Kacaniklic per McCormack, che l'avevo visto un po' stanco all'inizio, a fine primo tempo, scusatemi. Nel frattempo, come avete visto, è già ricominciata la partita, speriamo di assistere a un'ottima partita qua. Spearing sulla fascia, corre Spearing, Spearing prova a dare botte al suo avversario, poi Dragoschi in uscita! Mahoney la mette fuori, occasione clamorosa per il Blackburn Rovers. Ancora un'altra leggerezza di Dragoschi. Chiusura di Odegaard che poi perde palla, recupera tutto Mammana. Mammana bravissimo, addirittura con un numero salta l'avversario. Una posizione pericolosa, Stafidis prova lancio lungo per Musa, bella palla qui in profondità per Musa. È qui il suo gioco, Musa può andare in velocità a saltare le difese. Musa prova il numero, viene fermato però. Kacaniklic salta l'uomo, Kacaniklic in avanti con l'esterno per Musa, può andare Musa. In mezzo però non c'è nessuno, sta arrivando a grandi falcate il suo compagno. Musa la mette dentro per la testa di Evionussi, che sbaglia clamorosamente il gol che avrebbe potuto chiudere definitivamente la partita. Evionussi la mette fuori, palla larga, attenzione qua è scoperta la difesa del Fulham. La palla dentro, Mammana ancora lui, ottimo intervento. Poi bravissimo Evionussi che recupera palla, può ripartire forte il Fulham, è veloce Evionussi, porta palla, si libera Musa. Evionussi lo serve con una palla magica. Musa in aria, Musa dentro. Evionussi, cosa ha preso Robinson? Calcio d'angolo. Ma qua se abbiamo sciupato il gol del doppio vantaggio. Occhio qua, bravissimo Bellerin ancora lui. Bravissimo, serve Evionussi, numero Evionussi. Largo per Musa, Musa sbaglia ancora, Musa è stanco, infatti tra pochissimo arriverà il cambio anche per lui. Esce anche Mahoney nel Blackburn, rientra Joshua King e per noi esce Ahmed Musa per Nadir Cefci. Buona prestazione di Musa, però non ha fatto quello che volevo io. Dobbiamo ricominciare a imparare a usarlo, perché basta imparare a usarlo Musa che diventa davvero devastante, fidatevi. Calcio di punizione per il Blackburn. Posizione abbastanza distante, però lo stesso il tiro, infatti palla deviata dalla barriera. Odegaard prova a chiudere, niente da fare. Calcio d'angolo, palla alta, devo uscire Dragoschi. La prende Hutchinson, stava per compiere una frittata clamorosa. Kacaniklic può andare, Kacaniklic, entra in area, Kacaniklic. Sul secondo palo la palla è per Evionussi. Sempre lui a chiudere le partite. Il talento più voluto da mister Condispa non sta per niente deludendo. 2-0 Evionussi, il talento norvegese, la mette dentro di testa su assist di Kacaniklic, i due nomi più impronunciabili del mondo. 2-0 Evionussi. E finisce qua. Il Fulham continua a vincere, terza vittoria consecutiva dopo le vittorie contro il Norwich, il Derby County e adesso anche contro il Blackburn Rovers, e ci avviciniamo sempre di più alle prime posizioni. Non contro naturalmente la vittoria in Capital One Cup contro il Charlton Athletic, perché comunque è la partita di coppa. Adesso dobbiamo pensare al nostro campionato e arriva un'altra vittoria e sono stra contento, perché la squadra sta iniziando a girare bene, ma soprattutto abbiamo ancora una difesa tanto ma tanto solida. Ci sarà la sfida in Capital One Cup contro il Tottenham, ragazzi, contro il Tottenham. Sarà davvero, sarà un impossibile, ancora più impossibile superare questo turno. Proveremo a dare il 100%, proveremo a fare una partita un po' più difensiva e ripartire in contropiede, anche se sarà molto difficile fermare l'attacco del Tottenham, però noi ci proveremo, proveremo a fare di tutto per provare almeno a strappare un pareggio, non lo so. Vedremo. Allora, adesso andiamo a guardare la classifica. Ecco qua la classifica, siamo primi finalmente. Dopo 6 giornate siamo primi in classifica insieme al Birmingham City. Poi a 12 punti sono Brighton, Cardiff, Watford, Wigan e Wolverhampton. Poi sotto Derby County, Ipswich, Sheffield, Norwich e compagnia bella. In fondo chiude ancora il Brentford ad un punto.
non possiamo lamentarci, ragazzi. Siamo tornati in vetta alla classifica. Come ben sapete, l'obiettivo di questa stagione è vincere il campionato, perché voglio vincere, non voglio soltanto qualificarmi, perché per dimostrare di essere una grande squadra, perché l'obiettivo è poi arrivare in Europa League, vincere l'Europa League, e adesso dimostrare di essere una grande squadra già il primo anno, quindi provando a vincere il campionato di Serie B inglese, che come ben sapete è molto difficile, perché non è così facile come sembra. Infatti le squadre se la giocano più o meno tutta nel Brentford, perché su FIFA fa proprio cagare. Allora ragazzi, anche questo video è finito. La domanda finale per questo episodio è: a chi affidare la fascia da capitano? Se darla a Capitan Musa oppure a un giocatore come Hutchinson, che era già qui in squadra, magari darla a Hutchinson adesso e poi il prossimo anno darla a Musa, come avete scritto voi, oppure darla direttamente a Musa, oppure un altro giocatore. Fatemi sapere voi. Uno dei più accreditati era anche Bellerin, ma l'avete scritto veramente in tantissimi, Bellerin. Fatemi sapere voi. Poi fatemi sapere anche cosa ne pensate della classifica, perché per adesso siamo primi e possiamo continuare così. Datemi anche dei consigli per affrontare al meglio il Tottenham, che vedremo domani, che affronteremo domani in Capital One Cup. Adesso tutti vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, un bel commento, fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo episodio in generale, delle partite, e se avete dei consigli da darmi sia per il Tottenham sia per la fascia capitale, eccetera eccetera eccetera. Se l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, Angelo Preti, passate in qui sotto in descrizione, soprattutto su Instagram, ma anche sul mio profilo di Facebook personale, dove potete iscrivermi, contattarmi, mettere mi piace, commentare, fare tutto quello che volete. E noi ci vediamo domani con il prossimo episodio della nostra video carriera. Bella!